Buongiorno a tutti ragazzi! Sì, ho voluto un po' cambiare l'inquadratura perché svizzerando 360 è brutto e quindi è meglio beccarsi il panorama di queste parti. Comunque, buongiorno a tutti ragazzi da Svizzerando 360. Oggi da questa nuova inquadratura parleremo un po' di un argomento che deve per forza interessare. Come si lavora in Svizzera? Quindi le varie condizioni generali di lavoro e soprattutto nel mio campo, perché posso più o meno dirvi all'incirca due settori in cui posso avere qualche conoscenza. Vabbè, il mio e magari l'edilizia. Allora, partiamo in linea generale. Sicuramente le condizioni di lavoro in Svizzera sono nettamente superiori all'Italia, questo non c'era alcunissimo dubbio. Sono nettamente superiori, visto che ho da poco tempo letto qualche dato riguardante le morti sul lavoro. Ed è impressionante visto che, se non sbaglio, all'anno ci saranno circa, in tutta la popolazione, non so, una novantina di morti, forse di meno, all'anno per a causa di qualche incidente sul lavoro. E quindi penso proprio che non siamo ai livelli dell'Italia. Comunque, allora cominciamo a dire che generalmente, appunto, a parte incidenti e altro, sono nettamente superiori, visto che comunque in qualsiasi posto di lavoro hai garantito i tuoi 2 giorni liberi, le tue ferie, la possibilità di assentarsi per varie questioni. In tutti i posti un contratto a tempo, un contratto qualsiasi, quindi sarai sempre assicurato. E qua poi vabbè, dopo parliamo nello specifico. Quindi in generale, in via di massima, la condizione lavorativa è piuttosto ottima. Allora, poi andando nello specifico, cominciamo altri settori non li conosco bene, però penso che comunque delle persone che lavorano negli uffici, cose del genere, per ditte, segretari, o chi lavora nei supermercati, nei negozi, così abbia condizioni di lavoro pressoché accettabili, pressoché uguali in tutti i posti, a parte qualche screzio, ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Allora, i problemini cominciano, a mio avviso, per due settori, appunto quello dell'edilizia e quello della gastronomia. Nell'edilizia i problemi non sorgono se sei un lavoratore a tempo indeterminato, se sei lì da 20 anni e quindi diciamo, c'è un certo comportamento dell'azienda verso di te nel portarti in una certa maniera. Se poi hai determinate capacità, eccetera, sei veramente portato su un piatto d'argento. I problemi iniziano per chi viene dall'esterno, per chi vuole incominciare a lavorare qua in Svizzera, perché negli ultimi anni, chiamiamola moda, si è
si è districata questa nuova moda di assumere personale a tempo determinato. Nel senso, ci sono questi uffici, queste agenzie che un po' come la Manpower delle agenzie di lavoro, apposta per cercare lavoro nell'edilizia, roba del genere, cioè cercare personale per l'edilizia, per le varie ditte edili, ma assumono sempre a tempo determinato, quindi fanno contratti di 1, 2, 3 mesi e poi ti licenziano, anche se la ditta avrebbe bisogno di più gente. Hai visto che la domanda è veramente alta, la domanda di lavoro è veramente alta, queste agenzie tendono a far girare il personale, quindi fanno stare 2 o 3 mesi, fanno lavorare 2 o 3 mesi un paio di persone, 2 o 3 mesi altre, eccetera, e quindi per la maggiore non si avrà mai un posto di lavoro a tempo indeterminato. A meno che tu non sia proprio un tecnico specifico per una certa mansione e che quindi serve per forza, ma se sei un manovalaccio semplice, scordatelo che... non scordatelo, però sarà molto difficile che ti assumino al 100%. Per quello che io ho sempre ripetuto, che la Svizzera ha bisogno di gente specializzata in certe mansioni, non manovalacci del cavolo, perché quelli li piglia, li prende e li butta nell'immondizia come niente fosse, come è capitato a molti miei amici, a molti miei coetanei. E quindi la situazione è un po' questa, visto che anche il lavoro è un po' calato negli ultimi anni a causa della crisi. È normale che ci siano queste situazioni, almeno a mio avviso, per far lavorare un po' tutti. Da una parte buona, da una parte un po' meno. Se prima prendevano cani e porci, adesso hanno un po' le manine, i braccini corti. Questa è un po' la situazione dell'edilizia. Ci sono anche persone che vengono assunte proprio a stipendi nettamente inferiori a quello che dovrebbero, e questo un po' sfruttate magari per quei mesi e farle lavorare chissà quanto era, un po' stile Italia diciamo, però queste sono all'incirca delle eccezioni. Ma in generale è piuttosto buona anche la situazione nei cantieri, quindi nel settore edile. Le numerose giornate di ferie e di feste durante l'anno che si hanno, perché comunque fanno un casino di ponti, veramente un casino di ponti. E quindi si possono ritrovare ogni volta 3-4 giorni liberi consecutivi, soprattutto adesso che, soprattutto a maggio, a partire da maggio cominciano le varie feste religiose eccetera. Quindi avranno sicuramente tante giornate attaccate per fare punti a manetta. E poi per non parlare appunto della questione che in inverno moltissimi cantieri chiudono, quindi si hanno anche quei 2-3 mesi in cui non si lavora. Quindi nonostante sia il lavoro abbastanza duro, comunque durante l'anno c'è un casino di giorni liberi che per molte aziende sono pagati, in altre aziende no. Magari sì, questa potrebbe essere un po' la ciliegina
marcia sulla torta, però avendo lavorando comunque qua si ha diritto alla disoccupazione e tutto, e quindi nei vari mesi in cui si sta a casa si ha nettamente diritto alla disoccupazione. Poi, passando al mio settore, si lavora bene nei ristoranti. Allora, fermo pensando, allora, che se trovi un posto di lavoro in cui il tuo capo è ottimo, cioè hai un buon rapporto con il tuo capo, hai un buon rapporto con il personale, quindi i tuoi colleghi, e fai degli orari di lavoro, diciamo, non abbastanza eccessivi, e comunque hai un'organizzazione lavorativa ottimale, se trovi un posto del genere, quindi che ti diano i tuoi 2 giorni liberi, le tue ferie, eccetera, se hai una situazione del genere, stai da Dio, perché situazioni del genere in Italia non se ne trovano. I problemi sono sorti anche qua negli ultimi anni, negli ultimi 5, 6, 10, / 10 anni. Perché no, appunto, nonostante tutto, la crisi è arrivata anche qua ed è arrivata anche in gastronomia, quindi nella ristorazione. C'è un po' meno lavoro per tutti, anche se ho letto un articolo in cui nell'ultimo periodo il lavoro si è ripreso nettamente, quindi la gente ha cominciato ad avere un po' più soldi del dovuto e quindi è ricominciata di nuovo a uscire nei ristoranti. Allora, il problema appunto sta nel fatto che anche qui ci sono i posti di lavoro bastardi, nel senso in cui ti trovi il capo che ti vuole sempre pagare di meno per farti fare sempre più ore, il personale che è un infamone e ci si infama sempre a vicenda, magari il posto di lavoro non è dei migliori, attrezzature insoddisfacenti e cose del genere, magari liberi che ti saltano, settimane in cui magari non fai libero e cose del genere, ti possono creare alcuni problemi. Poi c'è anche l'esatto opposto, in cui i posti magari inizi al 100% e cominciano ad inventarsi storie che non c'è lavoro, ti devo pagare di meno, devi fare meno giorni, eccetera, eccetera, eccetera. Le solite cavolate. Ci sono comunque situazioni del genere anche qua in Svizzera. Non siamo esenti da datori di lavoro un po' col braccino corto anche loro. State tranquilli. Però il problema è che queste situazioni negli ultimi anni hanno cominciato a essere un po' una rottura di palle, perché la maggior parte delle pizzerie, comunque dei ristoranti, ormai non paga più chissà quanto, soprattutto ai nuovi arrivati più della minima non ti daranno mai, devono passare veramente tanti anni prima che tu arrivi a un certo livello di stipendio. E comunque sono sempre locali gestiti tante volte un po' alla cazzo di cane, diciamola così, e quindi situazioni del genere ci sono anche qua. Il mio problema più che altro è che soprattutto nella mia zona, in cui ci sono tanti frontalieri, magari un po' meno nelle zone interne, ma soprattutto questa dove ci sono i frontalieri,
vi assicuro che ne approfittano un casino. Perché? Perché comunque veniamo dall'Italia e in Italia le spese sono quelle che sono, quindi anche se ti danno 2000 franchi a rapportarti una paga italiana sono veramente tanti. E quindi tanti ne approfittano in questa maniera. Poi per il resto, appunto riguardo alle ferie e cose del genere, all'incirca i giorni liberi, le ferie, la maggior parte dei posti te le danno. Un po' libertini sono, nel senso, anche lì tantissimi posti veramente fai settimane senza liberi, senza giorni liberi, senza vedere il sole. Molte volte le ferie anche non sono sempre garantite, comunque si parte col piede che sì non c'è problema, è tot ferie, poi nei momenti clou, o perché manca il personale o perché c'è troppo lavoro, la pigli nel culo. È un po' così anche qua, però è comprensibile nella stagione alta, nel senso in estate, che comunque giugno, agosto, tanti ristoranti te lo puoi scordare che ti diano fede. Magari poi può capitare appunto tante volte che salti appunto i giorni liberi. Ma questa è un po' la situazione anche dei ristoranti in Italia. Se c'è lavoro, se c'è bordello, ci si deve un po' arrangiare, diciamo. A meno che non si abbia veramente tanto personale da poter coprire tutti i turni, ma molte volte purtroppo è così. Allora, penso di avervi dato un po' la panoramica. Facciamo allora un riassunto generale. Allora, generalmente le condizioni di lavoro sono ottimali rispetto sempre all'Italia, sia per l'edilizia sia per la gastronomia, ancora di più per gli altri settori. A parte appunto qualche situazione data dalla crisi, dall'approfittarsi di appunto dei frontalieri o dal poco lavoro eccetera, ma in generale la situazione è veramente ottimale, se non discreta buona. Ok, direi che possiamo concludere qua. Da Svizzerando 360 è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Anzi, vi farò vedere due secondi. Comunque è una figata assurda la visuale da questa parte. Il panorama, cosa dire, è eccezionale. Ciao a tutti ragazzi, da Svizzerando 360 è tutto. Al prossimo video, ciao.